Bentrovati a una nuova puntata con Don Dino per Cammino Insieme. Trattiamo un argomento dall'Apocalisse. Allora io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo e la prima terra erano spariti e il mare non c'era più. E vidi venire dal cielo, da parte di Dio, la santa città, la nuova Gerusalemme, ornata come una sposa pronta per andare incontro alla sposa, allo sposo. Una voce forte che viene dal trono esclama: Ecco l'abitazione di Dio fra gli uomini, essi sono suo popolo ed egli è Dio con loro. Dio asciuga ogni lacrima dai loro occhi, la morte non c'è più, non c'è più né lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è scomparso per sempre. Allora Dio dal suo trono dice: Ora faccio nuova ogni cosa. Poi mi dice: Scrivi, perché ciò che dico è vero e degno di essere creduto. E aggiunge: È fatto, io sono l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. A chi ha sete, io do gratuitamente l'acqua della vita. Ai vincitori tocca questa parte dei beni. Io sarò loro Dio ed essi sono i miei figli. Da che libro della Bibbia è questo? Mi trovano preparata. No, faccio per esempio, dall'Apocalisse, non lo sai perché? Perché di solito la parola Apocalisse è quasi sinonimo di catastrofe, terrore, invece questo è un messaggio bellissimo, no? L'abbiamo letto perché ci siamo detti prima di leggerlo, lo sapevi che era l'Apocalisse, facciamo il gioco delle parti, perché ci siamo detti che questo che dice Giovanni, l'agiografo, lo scrittore sacro, lo confermerebbe se potesse parlare ogni persona che diciamo morta. Queste parole sicuramente descriverebbero, trasmetterebbero lo stato d'animo di coloro che noi diciamo morti, che diciamo ci hanno lasciato, che diciamo sono andati in cielo. Ecco. Invece siamo noi magari a lasciare loro. Esatto. È il corpo che ci lascia, noi non lasciamo. E sono parole bellissime, no? Descrivono proprio questo stato d'animo. E questo hanno incontrato veramente Dio in se stessi e loro in Dio. E in Dio non si entra e non si esce, ci siamo da sempre per sempre. Quindi cosa cambia? La consapevolezza. Ho visto, ho percepito. Ecco, quello, cioè la realtà. Che io esisto da sempre per sempre, ma adesso quindi ha detto la morte non c'è più, è vero, è morto, è caduta questa barriera che mi impediva di percepire me oltre, no? Me nella dimensione vera, nella mia vera identità. Quindi adesso percepisco questo stato d'animo e quando dice il vincitore. Chi è il vincitore secondo la Bibbia? Non colui che abbatte un altro o che fa perdere un altro. Il vincitore è quella persona che ha scoperto il senso della vita, che tutto ha un senso, no? E che è un cammino di crescita, di evoluzione. Poi che ha scoperto se stesso. Esatto, se stesso in Dio, Dio in sé, il senso della vita, il senso. E per esempio, quindi qual è la cosa importante, no, che dovremmo aiutarci a fare? Scoprire sempre meglio il senso della vita e il senso della morte e vedere la morte come l'ultimo atto, no? L'ultimo atto di questo percorso, Questa di esperienza. questa esperienza. E noi veniamo sulla terra, no? E perché allora? Noi non nasciamo per morire, no? Non nasciamo per morire, nasciamo, quindi la morte non c'è. Nasciamo per ricordarci chi siamo, un po' il gioco, secondo la Bibbia lo chiamo così, lo chiamano così molti esegeti, è questo, giocare a fare i terrestri, ma per vi viverla bene la vita in terra, dimenticarci chi siamo, noi veniamo da Dio, per un po', noi siamo da sempre per sempre, questo si chiama esisto. A un certo punto vivo, no? Oltre che esistere, vivo. Vivo e poi non ho più bisogno di vivere, continuo ad esistere con la consapevolezza di esistere senza più bisogno di vivere. Ma faccio un esempio, forse sono stato complicato. Immaginiamo, ecco, che
tu sei in questa stanza al buio da sempre, esisti. A un certo punto c'è bisogno che entri qui qualcuno che ti dia o un graffio o una carezza. E allora, questa è la vita. Allora ti accorgi che ci sei, se no non hai la consapevolezza di esistere. Questa è la vita. Sono graffi e carezze, ma servono per farti rendere consapevole che tu vivi, esisti. La vita è per scoprire che tu esisti, che tu ci sei. Poi non c'è più bisogno di graffi e di carezze. Continua ad esistere, no? Senza più bisogno, ecco, con la coscienza di esistere. La vita quindi è importantissima, è bellissima, ecco, ma è proprio questo momento di passaggio, è un'esperienza. E quindi va vissuta. Neanche la morte, ripeto, è normale che un po', come dici tu, no? Come giustamente, a noi fa paura un po' l'ignoto, è vero. Poi credo anche la paura a volte di essere giudicati, è vero? Di finire, no, di finire male, no? Ecco. Questo vuol dire anche che ci fidiamo poco dell'amore, dell'amore di Dio. L'amore non condanna, non giudica, l'ha detto. Io non giudico nessuno, eh? Poi ha detto siamo sempre, voglio che siate come dove sono io, quindi, no? Quindi pensiamoli felici, pensiamoli, e che sono sempre dove siamo noi. Addirittura, perché non pensare che siamo tutti contemporanei, che in ognuno di noi ci sono tutte le umanità passate, presenti e future, che siamo sempre insieme, no, è vero? L'immagine del corpo, delle cellule del corpo, di cui parla la Santa Scrittura in San Paolo. Sai che una cosa, per esempio nel popolo ebraico, per aiutare ad aver meno paura di morire e quindi percepire che io esisto anche senza vivere, ma una riprova, un medico mi ha fatto una parentesi, questo dice, per esempio, quando, cioè per dire che anche la sofferenza è legata al alla parte fisica di noi e non quella spirituale, dice, quando è un chirurgo, quando faccio un intervento chirurgico, anestetizzo, faccio l'anestesia, il paziente viene operato e così, non sente dolore, perché? Però continua ad esistere, quindi, come dire, stacca, separa l'esistenza dalla vita, vuol dire che solo la parte fisica soffre il dolore, si può continuare, va un po' dissociato il vivere dall'esistere, no? Però ora ho aperto una parentesi, non so quanto c'entra. Nel popolo ebraico c'era questa costumanza, questa abitudine molto bella di prendere a una certa età una persona, di isolarla per 4 giorni dal contesto sociale, la mettevano in una stanza al buio, gli toglievano i suoi abiti, proprio la vestivano di una veste bianca, al buio, senza mangiare, senza bere, proprio in modo che si staccasse dalla vita abitudinaria, no? Percepisse meno l'esterno, quella che si chiama l'esterocezione. E dopo 4 giorni, ecco, la chiamavano risveglio, cioè cosa si risvegliava in questa persona? La consapevolezza, percepiva meglio quella parte sottile, il respiro della propria anima, che siamo poco abituati a percepire, no? Quindi in questo modo tu percepisci quello stato d'animo che non è legato alla vita, che è, no? Però c'è bisogno di, come dire, allenare di più, aprire di più, no? Questi, i sensi, cosiddetto senso spirituale, no? Ogni tanto fare questi momenti di reset, proprio per essere meno legati anche al nostro corpo, perché in realtà siamo spiriti e il corpo ci serve soltanto per fare questa esperienza. È uno strumento per realizzare i nostri progetti, i nostri ideali, ma è solo uno strumento. E noi non siamo non abbiamo contatto con il corpo, animiamo un corpo, ma non siamo il nostro corpo. Quindi, e poi un'altra cosa, ecco, io credo anche questo, che quando ci troviamo di fronte a una persona che è morta, no? Ecco, come dire,
ricordarla, ma non per mitizzare, no? Ma sicuramente perché noi abbiamo bisogno di modelli, di metterci, perché c'è da imparare da tutti, ecco, non è per far apparire bravo o meno bravo, no, ma se andiamo a cercare le qualità, i comportamenti belli, proprio perché ci fa bene e perché ogni persona che cammina sulla nostra terra la rende migliore e c'è da imparare da tutti, quindi porsela come, no, come dire, ecco, bisognerebbe farlo però, senza aspettare che una persona muoia, farlo anche prima, no? Abituarsi ad andare a vestire di bellezza le persone, a vedere quel di più, quell'oltre, quell'alone che è al di là dei suoi comportamenti, no? Proprio. E così si impara ad amare la persona nel suo essere, no? Indipendentemente dal fatto che sia giovane, vecchia, no? Si sentirebbe la fratellanza. Esatto. E che ci apparteniamo, che noi siamo gli altri, che in ognuno di noi c'è la stessa essenza, no? E che lì siamo uguali, che sono i condizionamenti che ci rendono diversi, ma siamo fondamentalmente uguali, e che siamo fatti bene, che siamo l'immagine di Dio. Però ecco, il bello è anticipare, no? Abbiamo detto, quando si muore si percepisce in pienezza il nostro stato d'animo, che è amore, la nostra identità profonda, amore, gioia, pace, coraggio, benevolenza, fiducia, creatività, genialità. Ecco, è possibile anticiparla prima, cioè percepire questi stati d'animo, magari in misura, in percentuale diversa, no? Non piena, però prima, senza aspettare, no? Di dire, di andare nell'aldilà, che poi l'aldilà è al di qua, no? Non c'è l'aldilà, l'al di qua. E allora è molto bello. In fondo gli antichi dicevano morire prima di morire, no? Prima della morte fisica, percepire questo stato, questo risveglio. E poi, ecco un'altra cosa, se ancora c'è 2 minuti di tempo, ecco, questa, quando si legge, ecco solo questo, a volte si va negli antichi monasteri, conventi, e c'è memento mori, ricordati che dovrai morire. Ecco, quello non deve atterrire, cioè ci deve spingere a valorizzare la vita, ad amarla con intensità. I grandi A non subirla, hanno lavorato. Picasso ha pitturato fino a poche ore prima di morire, ma certo, no? E poi quando dice anche siate vigilanti, Gesù, vi è vigilanti, state pronti, ecco anche lì attenti, perché molte volte lo si interpreta pronti a morire, no, pronti a vivere. Non pronti a morire. Il morire fa parte, è l'ultimo atto, il più sacro del vivere. Bene, grazie Don Dino, ci vediamo alla prossima puntata.